Torna sul mio canale, io sono Mr. Data e questa è la Data Quanti Vuoi. Prima di tutto voglio dirvi grazie a tutti quanti per il supporto che ci state dando, perché grazie a voi il canale cresce giorno dopo giorno e di questo sono davvero molto molto contento. Altra cosa importante, andate sui miei canali social, perché tutto quello che facciamo in social è creato da noi. E altra cosa, vi dovete iscrivere al canale attivando la campanella, così ogni volta che uscirà un nuovo contenuto per avere la notifica sul vostro cellulare, soprattutto ora in questo periodo natalizio che sicuramente cambierà il palinsesto del canale. Ora ci organizzeremo, vedremo se in queste feste natalizie quando e come usciranno i video, ma prima di tutto vi dovete iscrivere e attivare la campanella, così non perdete niente, così siete sicuri che non perdete niente. Oppure andate sui miei canali social, che lì escono ogni cosa e siete ancora più sicuri e più concentrati che i contenuti non li perdete. Allora, prima di tutto parliamo, domani ci saranno i contenuti post partita di Frosinone Juve, i post di alcune partite, vigilia di Natale, domenica ci sarà il contenuto il giorno dopo di Frosinone Juve e sicuramente, se riusciamo, facciamo l'angolo del bar dello sport. Invece il giorno di Natale non uscirà niente, il giorno di Santo Stefano vedremo se faremo uscire qualcosa, però state concentrati, iscrivetevi al canale così non perdete niente, siete sicuri che non perdete niente. Vogliamo parlare della conferenza stampa di Massimiliano Allegri? Ecco qui, in tre parole la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Chiesa è out, ha un piccolo fastidio al tendine rotuleo. Rabiot fa parte, è stato convocato. Ero convinto che i giorni mandati al Frosinone facevano bene. Finita la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Ma io dico una cosa. Capisco tutti gli accordi, i contratti firmati per fare le conferenze stampa, ma conferenze stampa di questo genere, ma che le facciamo a fare? Noi teniamo una conferenza stampa in cui c'è una partita fondamentale contro un Frosinone che sta facendo un calcio stupendo, un Frosinone che ha vinto 4-0 al Maradona, e non è facile vincere 4-0 al Maradona di questo periodo, che in casa ha perso solo contro il Napoli. E le domande quali sono? Cosa ne pensi di Soulé? Che ti deve dire? Che ti deve dire? Che Soulé non è bravo? Questo vi deve dire. Cosa pensi della Superlega? Se la Juve non ha fatto nessun comunicato della Superlega, perché doveva parlare Massimiliano Allegri? Della fuga dell'Inter, più 4 dell'Inter, cosa ti doveva dire se finora ha sempre parlato dei primi 4 posti? Ma io dico un'altra cosa, togliamoci questo pensiero, cacciamo la conferenza stampa e basta. E basta, perché per fare una conferenza stampa del genere, che oggi forse l'unica cosa utile di questa conferenza stampa è stata che si sono mangiati il panettone, che ha fatto la battuta che lui il panettone se lo mangia ad ottobre, ottobre-novembre, e soprattutto del Brindisi, perché altre cose serie di queste conferenze stampa non ce ne sono state. Mi fanno domande, come avevo detto, della Superlega, della Coppa Italia, guardate che domanda, che poi uno dice, minchia, sono giornalisti, vengono pagati per fare queste domande. La domanda, firmerebbe per un secondo posto e per la vittoria della Coppa Italia? Minchia, che domande vengono fatte, un giornalista con tesserino e tutto quello che volete, gli viene fatta la domanda a Massimiliano Allegri, essendo che sono uscite Napoli e Inter, lei firmerebbe per il secondo posto della vittoria della Coppa Italia? Mio Dio, per favore, dico solamente per favore. Gli hanno fatto la domanda sulla multa fatta dopo la partita col Genova e lui ha detto, ho pagato la multa, e la cosa buona è che il sta bene, nel senso, io sono andato a lamentarmi
nello spogliatoio con l'altro per le tatacce di Marinoschi, che ancora oggi io dico che Marinoschi si dovrebbe vergognare, perché oltre a fare un fallaccio è andato a gridare in faccia ai ragazzi di 18 anni quando tu eri consapevole di aver fatto un fallo che meritava 3 giornate di campionato. Invece, essendo che ancora una volta vengono premiati la scarsità dei nostri arbitri, Marinoschi giocherà contro il Sassuolo e l'arbitro arbitrerà, però va bene così. Poi l'unica domanda forse in tutta la conferenza stampa un po' intelligente è stata i cambi in difesa in vista dei diffidati, perché ricordiamo che la Juve avrà giorno 30 la Roma e in campo domani scenderanno 4 diffidati, come dice Massimiliano Allegri: Gatti, Danilo, Cambiasso e Locatelli. E lui cosa dice? E la risposta è, se la trovo, abbiamo dove diffidati, cambi le diffide non penso, perché sono 3 punti importanti. Alle diffide non penso, sono 3 punti importanti. Poi dopo domani vedremo chi sarà a disposizione con la Roma. Quando iniziamo a fare i punti vengono fuori i danni. Allora evitiamo di fare i conti, perché se non facciamo i danni, perché se cominciamo questo giocatore non gioca perché è diffidato, quest'altro non gioca perché è diffidato, rischiamo di fare una figuraccia. Ma la domanda principale di oggi, che ve l'ha buttato su un piatto, su un vassoio d'argento d'oro come volete voi, è che Chiesa per l'ennesima volta, per un dolorino, decide di non giocare. Il problema è questo. Quante partite Federico, io capisco che ha avuto un grave infortunio, capisco tutto che ha avuto un grave infortunio, e lo torno a dire, capisco tutto, però per l'ennesima volta, se a me Massimiliano Allegri mi dice che non è niente di grave, è un piccolo dolorino, lui per l'ennesima volta non gioca perché ha un piccolo dolorino. Capisco che ha avuto un grave infortunio, però per una volta stringiamo i denti, per una volta stringiamo i denti. Noi contro il Frosinone siamo in piena emergenza in attacco, perché oltre a Chiesa manca Kane, e in attacco che abbiamo? Ildiz, Milik e Vlahovic. Le domande sono queste da fare, io non riesco a capire. Avete le domande su un piatto, vi porgono le domande su un piatto d'argento e non gliele fate. Potevate dire, ma per quale motivo per l'ennesima volta Chiesa per un dolorino dice di no? Perché una può andare, due può andare, tre può andare, però può cominciare ad essere più di 4-5 partite e non va bene, semplicemente non va bene, scusate. Perché se un dolorino contro la Roma per l'altro dolorino non gioca, gli fa male la schiena con la Roma per l'altro dolorino non gioca. Queste sono le domande da fare. Ora vediamo l'attacco, domani mattina, quando faremo il video pre-partita con la probabile formazione, analizzeremo anche chi c'è, chi non c'è, ma soprattutto analizzeremo se Guea può giocare, perché per me Guea in questo momento può giocare. Possiamo far riposare Cambiasso per la partita contro la Roma, perché essendo che è in diffida. Dall'altra parte c'è un Kostic che non sta bene, ma queste sono le domande che si devono fare ad Allegri. Perché mette ancora Kostic? No, è la seconda trasferta. L'altra domanda è la seconda trasferta che prendete gol in quest'anno consecutiva contro Monza e contro Genova. Ma che domande sono? Che domande sono? Perché prendiamo gol in trasferta? Ma il problema non è quello. Ci sono tante domande da fare, non le avete fatte, come la questione Kostic, la questione Chiesa, la questione Vlahovic, perché su Vlahovic gli avete fatto una sola domanda, che deve recuperare. Lui cosa dice? Che Rabiot è arrivato a 27 anni a fare due ottimi campionati, perché ci vorrà più tempo, ma non è questa una domanda. Io non pago un giocatore quella cifra, gli do quello stipendio per averlo fra 4-5 anni, io lo pago per averlo subito. Ma tante domande sono state lasciate. L'importante è che sono mangiati il panettone, che hanno brindato, gli sono fatti gli auguri.
Comunque, domani in attacco, emergenza totale. Vediamo chi gioca. Domani mattina analizzeremo. Però semplicemente dico questo: per avere queste conferenze stampa, annulliamole del tutto. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ci vediamo alla prossima. Ciao! No, sei bloccato, no.